Bentornati su Kid Icarus Uprising. In questo episodio andremo avanti alla volta del capitolo 11, ossia la dea della natura. Prima però devo dire un paio di cose. Innanzitutto, ho deciso di non usare gli orbiter dei gemelli perché già li ho usati. Userò invece gli artigli laser e penso di riusarli più volte. Non nel prossimo capitolo, ma li userò più volte perché adoro gli artigli laser. Ve li farò vedere quando siamo nel capitolo, quindi sì. E i doni sono sempre gli stessi perché non serve cambiarli. Ora, iniziamo subito il capitolo. Non ci sono portali di intensità né camere zodiacali. E diciamo che 6.0 è una buona difficoltà per me, spero. Comunque, iniziamo subito. Partenza. Officer Pitt, reporting for duty. The humans have fallen for Hades' hoax. They're killing themselves over that fantasy. It looks like entire nations are fighting each other. The Underworld Army is here to gather souls. Clearly, they expect many casualties. We can't stop a war this big right now. Focus on the Underworld Army. Roger. E come vedete gli artigli laser hanno un'incredibile velocità di velocità di danno, velocità di colpi, insomma, DPS. Ecco. So things are going exactly as Hades planned. He spread the rumor about the wish seed, and the humans were gullible enough to believe it. If only we had a chance to tell them the wish seed was a fake. Now look at them. It's like they've lost their humanity and all they have left is brutality. Inoltre il colpo caricato è simile al bastone laser, però è a ricerca. What's wrong? I have to pull you back now. Huh? Whoa! What was that? Nice shot, if I do say so myself. Good riddance, human scum! The world's better off without you! That was the goddess of nature, Viridi. Pitt, go check things out. I'm on it. So you're the famous Palutena. I heard you've been busy. And you're Viridi, ruler of the earth and all living things. I didn't know I had a fan club. Why have you done this? Humans are driven by selfish desire. They think only of themselves. They were killing each other for what? A wish? A fake wish? They've strayed too far from their intended path. That's where my reset bombs come in. To help return Earth to its natural state. But aren't humans living beings too? Yet you think nothing of exterminating them. That's rich coming from you. You don't seem to have much of a problem slaughtering underworld forces. But that's totally different. We're defending the earth and heavens from those who seek their destruction. Esatto, ed ecco introdotta Viridi, uno dei miei personaggi preferiti di Kid Icarus Uprising. Let's take a closer look, Pit. This is a pretty twisted version of nature. Humans massacre Earth's creatures, decimate the trees, and exploit the land. They're the twisted ones. They're enemies of life itself. Tell me, Palutena, why do they deserve special treatment? Because of all creatures, humans are closest to the gods. Gods cannot intervene in mankind's affairs as you have. You have no right. No right? Humans are trampling over the rights of every other living thing. Should I just sit back and watch as they continue to destroy the Earth? No. I must exterminate them all before it's too late. There's just no reasoning with her. I have to admit she has a valid point. But wiping out humanity is not the answer. I agree completely. You've given us no choice but to oppose you, Viridi. Oh, that's brave of you. But the forces of nature... Ha ragione, infatti queste non sono assolutamente come le truppe infernali, sono solo una reskin delle truppe infernali, la maggior parte di loro almeno. Le forze della natura, che hanno un triangolino verde in testa, per differenziarle dall'armata degli inferi, insomma. E non ho nient'altro da dire, quindi continuiamo.
Comunque si può notare anche nel fatto che quella specie di ghiande hanno degli occhi e ci sono dei mostri con gli occhi nelle truppe infernali. Quello intendevo come sono delle reskin. Take that as a compliment. I think it's time you meet one of my finest warriors. Come on out, Craggalanch! E non so se l'avete notato, ma lo schermo inferiore è leggermente meno luminoso. Ho cambiato l'impostazione nel 3DS e direi che si vede leggermente meglio, quindi terrò così. Are you okay, Pit? Now, Pit, you are the captain of Pelatina's guard, yes? I look forward to seeing how you fare against Craggalanch. You should be more worried about how he fares against me. Careful, Pit. I need you in good shape. Besides you, all I've got are the Centurions. You know, maybe I should open a boot camp to toughen them up. Still wouldn't give them muscles like these. Una volta visti i Centurioni, avrete un'idea completamente diversa da quello che ha detto Pit adesso. Comunque, le forze della natura sono, come ho già detto, delle reskin, la maggior parte almeno, delle reskin delle truppe infernali, delle truppe degli inferi, come volete chiamarle. Inoltre in questo livello ci sono dei sopravvissuti che potrete liberare. Good. There are survivors. They're a stubborn bunch hanging on like that. Set as many free as you can. Stubborn? Oh, I didn't mean it like that. Maybe what you meant to say was insignificant. E a volte ci danno degli oggetti, anzi ci danno sempre degli oggetti. Se non ci danno delle bombe o cose varie, ha senso che ci danno una granata perché, beh, sono umani, ci possono dare del cioccolato, tipo. Cosa che sembra molto americana. Nel senso che gli americani che si portano il cioccolato, non ricordo dove l'ho visto, mi sembra in Schindler's List, un film del genere. Comunque, gli artigli laser, mio Dio quanto sono buone queste armi. Non hanno molto raggio, però. Aia. Ah, ci sono le spine, ecco. Un'altra cosa, a quanto pare le spine vi feriranno. A quanto pare, quanto sarebbe normale. Vi feriscono le spine se ci andate a sbattere contro. Oh, un altro soldato. Ci dà il cioccolato, vero? Dimmi che ho avuto ragione, non devo dire stupidaggini. Ok, ci danno il cioccolato, avevo ragione. Yeah. Ah, velocità più uno, che bello. Oh, siamo più veloci. Stupidi ghiande occhiose. I can still make out buildings in this forest. There must have been a town here. Reset bombs won't harm wildlife or natural habitats. Their only purpose is the obliteration of humankind. Oh, is that all? I suppose that accounts for all the life in here. In a few years, this place will be completely covered in green. Flowers will bloom, trees will grow, and the natural food chain will take over. It will be mankind's winter and the beginning of my spring. Adoro il pensiero di Viridi. Tutto quanto in verde, anche se adesso tutte le radici e company sono in rosa. Colore che non mi dispiace, ma preferisco il verde. Ok, oh no, cos'è quello? Ah no, è uno spawner di mostri a quanto pare. Ma quelli sono dei tentacoli che... No, 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 sentite. Ho scelto di fare questo livello a difficoltà 6.0 apposta per non morire. E tu mi vuoi far morire? No, mi dispiace caro. Fortunatamente stare dall'altra parte di questi dirupi non dovreste avere troppi problemi. Ah, qualcosa. Qual era questo rumore? Si è liberato. It looks like there used to be a hot spring here. Wait, there's a little water left. What's with you and hot springs? What's with you and not minding your own business? Ok, questa sorgente termale è molto piccola. Oh, ci sono anche dei mostri ghianda. E a quanto pare recupererete solo poca vita. Appena riesco, qualcuno ha sbattuto probabilmente la scopa contro la porta della mia stanza. Oh! Posso godermi le mie terme? Grazie. Allora. Appena... Ok. Nessun tesoro? Niente di niente? Ok. Qui c'era semplicemente una piccola sorgente termale. E qui c'è un melone. Fatemelo prendere subito, se no crepo. Una cassa. Occhio a queste cose che avvelenano. Non andate là sopra. Non so cosa possano fare. E speriamo che questa non è una mini cutie. Cioè una testocuccia. No, è una lama ottica. Bene. Saltiamo. No, non saltiamo. C'è un nemico. Questi nemici vi verranno addosso. Niente di che. Più che altro state attenti a quelli che sembrano alberi con delle nuvole elettriche sopra la testa, perché indovinate un po', creeranno un campo elettrico.
E occhio anche a questi che vi lanciano della specie, delle specie di bombe. Yeah. Salto. Yeah. Adesso. Ah no! Eccolo là. Quello è un altro dei nemici più fastidiosi delle truppe, delle forze della natura. È un coso che vi spara laser. Potete affrontarlo in vari modi, io lo affronterò così. Stia stando attento e schivando la maggior parte delle cose che fa. Magari se riuscissero a uccidere anche tutti i nemici della stanza sarebbe una cosa migliore. Allora, prima di andare avanti però, voglio controllare se ci sono degli umani o cose simili qui intorno. Quanto pare no, quindi possiamo andare avanti. Sì, possiamo andare avanti senza problemi. Ho già detto che... Ah no, c'è un umano. E... No, ce n'era solo... Ah, ce n'erano un paio. Cosa mi dai? Cioccolato, vero? Grazie. Oh! Quel nemico vi spara dei getti d'acqua, a quanto pare. Sembra di sì. Eccolo qua, il nemico che vi dicevo. Uccidetelo subito, altrimenti vi sparerà delle... Vi sparerà? Creerà un campo elettrico intorno al suo corpo e vi farà un po' male se vi avvicinate troppo. Quindi non fatelo, fidatevi. You can't go any farther, so I've set up a grind rail. Thank you kindly. It's tangled in there, so I had to wind it around the trees. Calling you a snake would be an insult to snakes. But you're crafty, I'll give you that. Ok, quindi su questa luminopista, here we go. Cosa diamine ho detto? Volevo dire una cosa figa, però non ci sono riuscito. Peccato. Ah no, tu muori, stupido fiore. Sembra uno di quei fiori che vi mangiano, però non è così, non vi mangia quel fiore. Oh! E c'è una granata, ci serve probabilmente per questo nemico. Anche se non abbiamo fatto niente di così strano. Man, look at the face on this guy. That's a jitterbug. Melee attacks won't hurt him at all when he's red. And when he's green, shooting him won't work. What are you gonna do now? I guess I'll just melee him when he's green and shoot him when he's red. But... Oh, darn it. Thanks for the advice. When a jitter thug is green, melee him. When he's red, shoot him. Esatto, stai attenzione, questo è uno dei nemici più fastidiosi, perché in base a quello che diventa di colore è immune ad alcuni attacchi. E direi di usare un recupero salute per sicurezza. C'è un umano qui, vero? Sì. Dammi un po' di cioccolato. Cioccolato. Ok. Altra luminopista. E si va avanti. Ah, ci sono dei nemici sulla luminopista, ovviamente. Comunque, sì, sono fastidiosi quei nemici là. Quindi attenzione al loro colore e... An ether ring. You're a lucky angel, Pit. Believe me, I know. These things drive smooth. Plus, they provide protection and firepower. Is that good design or what? Come ho detto adesso, stavo dicendo prima, scusate. Attenzione al loro colore. Adesso siamo su un anello etereo. E vi consiglio vivamente di tenerlo intatto per un bel po' di strada. Non perché serva, ma perché c'è una cosa che bisogna... Ve lo dico dopo, insomma. Però tenetelo intatto per un bel po'. Almeno fino a quando arriveremo alla fine di questo tunnel, dovrebbe essere la cosa che, di cui sto parlando. Non dovrebbe essere troppo difficile andare avanti senza distruggerlo, quindi... Attenzione a non scivolare, perché questo coso è difficile da controllare, relativamente difficile da controllare, perché se andate avanti e poi andate subito indietro non cambierà subito direzione. Questa è l'unica cosa che... l'unica pecca. This place is big. There's another ether ring in the middle of that giant tree. But why there? Ask for reading. I installed it for my army recruits, but no one passed driver's ed. I'm not surprised. Can't believe you didn't think of that before. You were attacking! I was busy! Leave me alone. Ok, a quanto pare, la maggior parte dei nemici di Kid Icarus vogliono, tipo, insegnare alle loro truppe a guidare gli strumenti divini, i veicoli divini, ma non ci riescono. Comunque, quello che intendevo nel tenere vivo, o come volete dirlo, questo anello etereo, è questo. Ossia, prendete l'altro adesso. Appena riesco a prenderlo, ovviamente. Perché c'è un achievement che vi consente di... Ok. Che vi consente di ottenere un bel po' di cuori, se non erro, distruggendo un vostro veicolo con un altro vostro veicolo. Quindi, sì, fatelo per ottenere quell'achievement, chiamiamolo così.
E non dovrebbe esserci nient'altro qui. Anche perché si va avanti. No, c'è qualcosa qui. Lì c'è una roccia che si doveva distruggere. Ma io sono pirla e l'ho distrutta prima. Ok, probabilmente appena prendo questo. Appunto, lo sapevo. Altri di qua? No, perfetto. C'erano solo dei nemici di là. E c'era una cassa con un tesoro dentro. Quindi abbiamo fatto bene a prenderla. Qui non si va, vero? C'è un bug? No, non c'è assolutamente nessun bug. Sono io che sono pirla. Ok, adesso possiamo andare avanti. Ciao, anello etereo. C'è qualcos'altro qui intorno? Credo di no. Ok. E adesso di cosa dovevo parlare? Ah, sì. What is this? Hot spring. A huge hot spring. It's nature's bathtub. Ovviamente appena trovo delle terme, arriva un nemico che mi stritola e mi impedisce di ricaricarmi la vita. E c'è anche una cassa che contiene una granata. Probabilmente dovevamo usare quella contro il nemico che ci ha appena stritolato, ma non ce l'abbiamo fatta. Ok, non ce l'abbiamo fatta, dicevo. Comunque, non so la strada giusta di questo labirinto, quindi farò di testa mia. Viridi's army is called the forces of nature. Many of her troops are made of natural resources like wood, dirt and rocks. Eco conscious down to her troops. Everyone's going green these days. I'm not going green. I've always been green. I use cloth shopping bags. I compost my food scraps. And I separate my recycling into 15 types. Now this is a goddess who sweats the details. I could learn a thing or two from her. Concordo. Riciclare è una bene, fatelo. Comunque, abbiamo distrutto adesso una specie di verme gigante. Che ci sparerà a volte, ma raramente. Ok, dovrebbe essere questa la strada giusta. Ok, fortunatamente sono riuscito a prenderlo quando era ancora verde. Ed ecco uno di quei nemici che fanno il campo elettrico. Fortunatamente l'abbiamo ucciso in tempo. E dovrebbe essere super efficace. Non ridete. Dovrebbe essere super efficace il danno di fuoco contro i nemici delle forze della natura. Perché, indovinate, sono di tipo erba. E quello sembra una specie di Pikmin enorme, ma non lo è. Un Pikmin roccia enorme. Un Pikmin roccia enorme. Whee. It's boss time. E direi che sì, c'è un nettare degli dei. Battiamo il boss. Andiamo. Contro una roccia gigante. Kragalanche. Di Rupetus in italiano, che schifo. Kragalanche, huh? What are you? A monster truck? Pit, huh? What are you? A hole in the ground? Doesn't talk much, does it? He's a rock. Last I checked, they're more the strong, silent type. Tell you what, I'll do the talking for you. Kragalanche Crush! Wow, nice moves. Yes, he's been practicing this routine all week. Ok, dovete colpirlo nel suo culo, letteralmente. Scavatelo e colpitelo nel punto rosso. Appena ci riesco, lo faccio anche io. E attenzione ai suoi attacchi. Cercate di girargli intorno e colpitelo nel culo. Nel sedere. Appena riesco a colpirlo nel sedere. Comunque dopo un po' rimarrà paralizzato, se non erro. Se lo colpite abbastanza nel sedere, tra virgolette, come ho già detto. Una cosa che devo dire. Avete presente l'attacco che ha fatto 3 secondi fa? Dove evocava delle rocce intorno a sé? E ce le lanciava addosso. Sto per morire. Beh, dovete schivare in avanti per evitare completamente quell'attacco.
Appena riesco a colpirlo nel sedere, abbiamo quasi finito. Eccolo qua. Schivate in avanti, altrimenti non lo eviterete mai quell'attacco. Dai. Aia. No. No. Ogni volta che dico no, però alla fine crepo, quindi non lo dirò più. Eccola. Evitate in avanti. E boom. Ok, dai, quasi morto. Sono sicuro che è quasi morto. No. Salva crisi. Ecco a che serve il salva crisi. Aia, no. No, 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 no. Di Rupetus. Ok. Perfetto. But you should know that the next reset bomb is very nearly complete. Now where do you think I should drop it this time? You can't do that! First Hades, now Viridi, we need to figure out a plan. Ok, sono riuscito a battere di Rupetrus in... Mio Dio, per il rotto della cuffia, si dice così, giusto? Ma non c'è bisogno di scaldarsi tanto, vero? Comunque abbiamo ottenuto una lama ottica, un arco divino, mi piace, ma è debole, e un recupero tattico. Ta-na-na. Esatto! Non c'era solamente la cosa di Palutena, ma c'era anche la barra degli achievement delle forze della natura. Allora, prima vediamo questa. Allora, rialza di in piedi da un atterramento 10 volte. Abbiamo sbloccato la città dimenticata. Non so cosa sia. Cioè, non so di che città parli. Poi abbiamo fatto un sacco di achievement della caccia tesoro di Viridi. Ossia, apri 50 forziere, abbiamo ottenuto un braccio elettroshock. Capitolo 10 completa il capitolo con 2000 di punteggio più difficoltà minima 5.0. Allora, ottieni un record di 500.000 punti. Wow. Dov'è? Sconfiggi il tuo primo pesce scrigno raro. L'abbiamo fatto nel capitolo dei pirati, degli astropirati, insomma, dei pirati spaziali, come volete chiamarvi, come volete chiamarli. E abbiamo ottenuto un po' di cuori. Poi, appena riesco a beccare il giusto, ok, ottieni artigli con un modificatore di difesa a distanza, l'abbiamo, 50 oggetti usati. Ottieni 5 bastioni diversi, morte apparente, è buona nel PvP. Ottieni 5 attacchi diversi, non ci serve. Distruggi un veicolo con un altro veicolo, ci dà 1000 cuori, e niente da buttare, no? Ottieni 5 orbitar diversi, usa un doni 50 volte. Specchio riflesso, se ti muovi su un cesso, così si diceva alle medie, insomma, alle medie mie, alla mia epoca. Comunque, potrebbe esserci utile in un futuro capitolo, non penso di usarlo, ma c'è. Ottieni una mazza con un modificatore della resistenza, ce l'abbiamo. Ottieni 5 artigli diversi, luce celeste, è un altro attacco, tipo esplosione, però non mi piace luce celeste, preferisco esplosione. Ottieni 5 mani diverse, la mano di Viridi, ecco un'altra delle mie mani preferite, se non la mia preferita, la mia mano preferita. 300 attacchi in mischia, i 3 tesori sacri, abbiamo sbloccato un idolo. 5 cannoni già l'abbiamo visti, ottieni 50 armi. Ottieni una lama con modificatore all'indebolimento. Perfetto. Adesso andiamo un po' nell'altare delle armi a vedere se possiamo fare qualcosa. Allora, voglio tenere gli artigli laser perché mi possono servire a qualcosa. E direi che possiamo fondere per fare la mano mille aghi, tanto per... Perché così vedo cosa altro possiamo creare con la mano mille aghi. Magari qualcosa di utile, che non ho ancora fatto vedere. Magari qualcosa di utile. Ci sto pensando, eh. Intanto creiamo gli orbitar felini. Non voglio attivare. E vediamo se possiamo avere più possibilità di fondere qualcosa. Possiamo fare un cannone IZ. La mano di Viridi, già l'ho detto, è una delle mie armi preferite, ma non la userò. Proprio perché è una di quelle mie armi preferite. La userò più tardi, o mai. Oppure possiamo farci un bel bastone. Però non è che mi piaccia così tanto, no? Il bastone, almeno. Adesso mi creo un attimo un cannone IZ. E magari possiamo unirlo per fare qualche altra cosa. Ah, c'è un buon arco meteora qui. Allora, autoguida più 1, difesa in mischi, indebolimento più 1. Ai avversari, ovviamente, attacchi in mischi. Direi che possiamo andare con l'arco meteora per il prossimo capitolo, insomma. A meno che non riusciamo a fare qualche altra arma più buona. Non credo proprio. Ok. Nel prossimo capitolo faremo l'arma
Useremo l'arco meteora, anche se non è uno dei miei archi preferiti. Però ci proveremo. Magari ci riesco. Ok, i poteri. Vediamo se posso modificare qualcosa. Magari com'è luce celeste. Sta sopra, vero? Sì. Luce celeste. No, è troppo. È diverso da come ce l'ho io. Potrei metterlo, fatemi controllare. Se lo mettessi così. Sì, si potrebbe mettere. Ma non penso sia abbastanza utile da inserirlo, insomma. È inutile metterlo per ora. Quindi, nel prossimo episodio di Kid Icarus Uprising, andremo avanti e faremo altre achievement. Entra in possesso di 5.000 cuori, di 50.000 cuori, ok? 50 armi diverse. Turbo Cardio 2. E abbiamo sbloccato anche fondi armi per creare 20 armi. A proposito, possiamo controllare... Wow, che voice crack che ho avuto. Possiamo controllare le armi che vende Palutena. Magari c'è qualcosa di costoso lì... Guardate quanta roba costa questa mazza grattacielo. È stupenda questa mazza grattacielo, però abbiamo metà dei soldi che ci servono, quindi... Nah. Le lame già l'ho fatte vedere, vero? Sì, gliel'ho già fatte vedere. Bastoni anche. I bracci non ho fatto vedere, ma non mi piacciono le braccia, quindi... Pazienza. Nel prossimo capitolo di Kid Icarus Uprising, la furia delle bombe zero. Alla prossima!